Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Alla luce di quelli che sono stati gli ultimi scontri, in specie chiaramente quello del Milan e quello del Napoli, che hanno perso punti rispetto a noi, abbiamo recuperato punti rispetto a loro, il rammarico è grandissimo. Il rammarico perché se avessimo portato a casa la partita che avremmo meritato di portare a casa contro l'Inter per quello che è successo, sicuramente staremmo parlando di una Juventus che sarebbe stata in lotta a scudetto e vi dirò di più, con quei 3 punti in più, che sono solo 3 e che non vuol dire matematica certezza, ma erano 3 punti anche di spinta emotiva, di spinta motivazionale, lo scudetto secondo me l'avremmo vinto. Chiaramente adesso siamo rimasti a 62 punti, che è un potenziale meno 7 perché l'Inter è una partita in meno dall'Inter, dovesse vincere contro il Bologna questo recupero, arriverebbe a 69, quindi ci sarebbe un meno 7, chiaramente attualmente con gli scontri diretti a favore. Ecco che se avessimo vinto quella partita, quel 69 era un 66 e il nostro 62 un 65. Contando che il Milan è un 68 e appunto al Napoli è 66, eravamo tutti lì lì con ancora 5-6 partite da giocare. Quindi, ripeto, come dissi prima della partita contro l'Inter, se vinciamo contro l'Inter siamo in corsa scudetto e vi dirò con buona probabilità di vincere lo scudetto. Perché poi conta anche la crescita che stai facendo, non solo la matematica in quel preciso punto, ma anche il rendimento e il trend delle squadre. Se noi attualmente siamo comunque a 62 punti, siamo comunque lì lì, no, di fatto. E anche perché le altre squadre hanno perso molto terreno, penso appunto a Napoli e Milan l'ultima giornata, penso all'Inter prima di noi, penso anche al Milan in queste partite, penso al Milan a quanti punti può potenzialmente perdere nelle ultime 5 partite che sono viste per il Milan come partite molto difficili. Quindi il rammarico è veramente tanto grande perché avremmo dovuto veramente fare una cosina in più per essere lì a poter anche noi ambire lo scudetto, uno scudetto che per quanto ci riguarda fino a qualche mese fa era irraggiungibile. Qualcuno rimane nella speranza che finché la matematica non lo dice, allo stato attuale si possa chiaramente vincerlo. Però è chiaramente adesso dover sperare che il suicidio sia veramente di massa e che noi si riesca quindi a recuperare tutti i punti che ci servono per recuperare su tutte le squadre, con gli scontri diretti chiaramente non a favore, perché noi abbiamo in tutte le casistiche, Napoli, Milan e Inter, tutti e tre gli scontri diretti non a favore. Il Milan anche il pareggio, ma c'è il gol. Chiaramente cambia in caso in trasferta perché sono stati due pareggi diversi anche per punteggio. Con Napoli, chiaramente la cosa era già in qualche modo sistemata all'andata in quella partita che giocammo dopo la pausa nazionali. Quindi, di fatto, dovremo recuperare oltre i punti, matematicamente parlando, anche lo scontro diretto che non è in nessun modo recuperabile se non facendo meno un punto in più di queste squadre. Quindi, attualmente, ormai io le mie speranze di vincere lo scudetto a questo punto sono azzerate e ripeto l'unica speranza era quella di vincere contro l'Inter. Facendo però un ragionamento anche più ampio del fatto che avessimo vinto quella partita saremmo sicuramente a questo punto, va anche fatto un ragionamento più generale, cioè noi siamo arrivati in quella partita, una partita che avremmo dovuto vincere perché effettivamente quello scontro diretto contro l'Inter è stato demeritato come punteggio per l'Inter, avremmo meritato noi di più a prescindere dagli errori arbitrali che abbiamo visto e che ci hanno penalizzato. Ma è anche vero che se guardiamo a tante vittorie che abbiamo fatto in precedenza, ne vediamo più di una vittoria da parte nostra che è stata un po' tirata e non convincente. Quindi diciamo che un po' si può dire che si è equilibrato il culo con la sfortuna e questo equilibrio vede la Juventus forse nella posizione giusta rispetto a quello che avremmo meritato. Qualche volta avremmo meritato meno, abbiamo avuto di più, qualche volta come contro l'Inter avremmo meritato di più, abbiamo avuto meno. Penso che le cose si bilancino, così come si bilanciano effettivamente tutti gli errori arbitrali che abbiamo visto, perché se dovessimo condensare il tutto, guardando tutte le squadre, tutte le partite, eccetera, eccetera, vedremmo errori a favore e errori contro. Poi chiaramente noi, ogni tifoso si concentra sui torti che subisce per cercare di farne una sorta di alibi. A freddo, perché a caldo chiaramente, a caldo vorremmo vedere tutti i rigori che ci spettano, a freddo però, in una visione insieme, è chiaro che riusciamo a vedere come ci sono dei casi, degli episodi diversi, discutibili, che vanno chiaramente risolti per il bene del campionato in generale, ma che riguardano un po' tutte le squadre. Quindi, in un'ottica di 38 partite, la cosa dovrà bilanciarsi. È la stessa cosa che si diceva quando noi eravamo a vincere: molti ci dicevano, però voi vincete rubando, eccetera, eccetera. Detto questo, grande rammarico, resta questa sensazione. È una sensazione che, però, il rammarico che proviamo in questo momento deve essere anche visto in un'ottica futuribile e diversa, di crescita costruttiva, cioè è un rammarico adesso, però facciamo questo ragionamento, noi comunque facendo anche schifo, siamo comunque riusciti, stiamo riuscendo ad arrivare in zona Champions, a dare un po' di pressione a chi sta davanti, magari arrivare anche un terzo posto, perché il Napoli di fatto è più 4, non è proprio raggiungibile come obiettivo,
E quindi, nonostante tutta questa cosa qua, siamo comunque vivi. E questo essere vivi per la prossima stagione, quando verranno risolti i problemi strutturali della rosa che attualmente ha, mi rende fiducioso per pensare: ok, quest'anno abbiamo fatto così, pensate cosa potremo fare quando la squadra sarà sistemata e quando i nostri problemi saranno sistemati. E tutto ciò lo penso onestamente, anche perché non penso che le altre squadre che stanno avanti in questo momento abbiano il potenziale, il potere, le risorse anche per investire e diventare più forti di quello che sono. E devo dire che per alcune di queste squadre c'è anche una fase calante, penso anche un po' all'Inter e penso anche un po' al Milan. Quindi da questo punto di vista sono molto ottimista. Se la Juventus continua su questo percorso e sistema chiaramente in estate ciò che devi sistemare, sono fiducioso che rispetto a questa base di partenza, vista quest'anno, lacunosa, quello che volete, ma sono fiducioso che sarà un futuro sicuramente migliore di quello visto in questi 2 anni. Quindi prendiamo anche un po' di questo rammarico e trasformiamolo in fiducia per il futuro, perché potremo divertirci veramente. Era tutto qua. Però questo qua è un video per chiudere la mia speranza, che riponevo chiaramente nelle sorti del campionato prima della partita contro l'Inter. Quindi vado a, come dire, faccio uno storno di quanto detto prima e torniamo a zero. Però veramente lasciamo questa chicca di fiducia e di speranza per il futuro, perché è molto importante, e quindi rimaniamo fiduciosi. Aspetti i commenti qui sotto per capire anche da parte vostra a quanta speranza avete ancora in serbo, se ne avete ancora anche per quest'anno. Chiaramente qualcuno di fiducioso, di speranzoso, di ottimista c'è ancora, ben venga, lo dica qua sotto nei commenti. Chi è chiaramente allineato con me o addirittura più pessimista, perché pensa che faremo sicuramente peggio di così, lo dica sempre qua sotto, e che ci si confronta come sempre. Forza Juve, e alla prossima. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da